Incredibile, mai di questi giorni. Anzi, eppure apparso nel TG per confermarlo. Quindi fra poco vi parlerò del tema del giorno. Io sono il vostro Santen Chan, come sempre qui con le mie breaking news. 3, 2, 1, ciak! Volevo fare come Spock, ma non mi viene. Allora, il tema del giorno sono le minacce a dado. Sembra incredibile, ma arrivano a minacciare un comico. Ah, mezzica, ridere non ci fai, capito? E vabbè, che ha fatto delle battute sui Casamonica, e Casamonica sono di Roma, non sono né di Sicilia né di Napoli. Quindi, oh, ambe, a che cazzo sta di? Ecco, gli avranno detto così. Non ci fai ride, capito? Non ci fai ride. Che tremendo per un comico ricevere delle aspre critiche, mordaci, sardoniche. Ma vabbè. Povero Dado, lui dal canto suo ha detto: ormai il dado è tratto, non si può più tornare indietro. Le battute sono già state consumate, come direbbe Panatta. E magari io stavo pensando al tipo di minacce che avrebbe potuto ricevere. Per esempio, gli avrebbe potuto dire: oh, a dado, non ci fai ride, con te ci famo il brodo. Capito, no? Col dado ci fanno il brodo. Che poi, fra l'altro, non sembra serio minacciare un comico. Vabbè. Ma poi quando uno fa una fotografia sociale, su quello che tutti osservano, non si può pretendere, dicevo, che scusate, non si può pretendere che uno faccia una cosa così plateale, così scenica, così peculiare e nessuno la commenti, perché se tu sei così istrionico ed esibizionista, vuol dire che ti esponi a dei commentari e a delle critiche, anche a della satira. Non puoi fare una cosa fuori dal comune, che poi in questo magari il funerale dei Casamonica non è stato fuori dal comune, perché si è svolto nel comune di Roma. Ma io intendevo dire che è stato fuori dal comune, fuori da quello che è il comune dei funerali. Che non c'è, non è che in Italia ci abbiamo un comune per fare tutti i funerali, ma quello che è comune è nel fare i funerali. Non so, se uno fa una cosa così, poi deve avere senso del ridicolo, perché gli ritornerà i commentari, le canzoni di Dado. Adesso non so se Dado abbia cantato alla Magic o alla Star, però voglio dire, l'avranno minacciato di farci un brodo. Ecco, hanno voluto trasformare un evento funesto come un funerale in un'allegra ricorrenza, però il fatto è che sono usciti dall'intimità dell'evento, entrando nell'intimità degli altri, quindi poi gli altri si sentono in grado di commentare, perché il funerale è uscito su tutti i telegiornali, su tutti i programmi televisivi, si è trasmesso in tutto il mondo, si è trasmesso nella rete, si è commentato, ricommentato, ritrasmesso, rinviato, ha saturato tutti i gruppi sociali, Facebook, Google Plus, High Five,
tutte le reti sociali sono state saturate, Twitter, per cui alla fine da un funerale tipo è cosa nostra, è intimo, si è trasformato in un cosa di tutti. Se tu vuoi tenere un evento del genere per te stesso, invita pochi intimi e non dare nell'occhio. Quindi vabbè, per me lo volevano fare brodo a Dado. Comunque, questo è stato il mio commentario, sempre informandovi delle notizie delle quali io vengo a conoscenza. Vabbè, poi c'è anche una cosa minore che adesso vi faccio vedere. Questo pomeriggio abbiamo sfoltito i peli al nostro cane, un Fox Terrier. Glieli abbiamo tagliati molto corti, a eccezione della coda e delle orecchie. Vabbè. Con quest'altra attualizzazione di informazione circa il mio cane, vi lascio. Ancora non riesco a comprarmi un Note 5, ma se voi guardate tutti i miei video, mettete mi piace, li mettete fra i favoriti, li condividete e fate clic nei banner pubblicitari, forse YouTube mi paga come per comprarmi un Samsung Galaxy Note 5. Vi ringrazio a tutte e tutti di seguirmi. Il vostro Sant'Enchan. Alla prossima!